Buongiorno a tutti gli utenti del Sole 24 Ore, siamo a New York, io sono Francesco Cirillo e oggi vi presento un nuovo servizio che Vivaldi Real Estate offre a tutti i propri clienti, quello di accompagnarvi in uno dei più belli appartamenti di Manhattan senza muovervi dal salotto di casa vostra. Come? Con i Google Glass. Google Glass è una nuova tecnologia ed è ancora in fase di sperimentazione. Vivaldi è Explorer di Google e siamo quindi i primi e gli unici a potervi offrire questo servizio. Vediamo ora come interagire con gli occhiali videochiamando il nostro cliente a casa. Ok Glass, video call, Alberto Baudo. Pronto Alberto, come stai? Ehi, ciao Francesco, bene grazie. Vedi quello che vediamo noi? Accidenti, sì, vedo bene. Allora, prima di arrivare al 400 Fifth Avenue, volevo farti vedere dove siamo, che dici? Sì, riesci a farmi capire dove ci troviamo esattamente? Ok, fammi aprire la mappa. Ok Glass, get direction to 400 Fifth Avenue. Sì, questa è proprio in verità la zona che mi interessa di più a Manhattan. Eccoci Alberto, siamo sotto al palazzo, 400 Fifth Avenue. Vediamo se Google ci aiuta e ci dà qualche informazione sul palazzo. Ok Glass, Google 400 Fifth Avenue. Eccoci qua, sì. Allora vediamo, il developer è Bizzi & Partner. Il palazzo è alto 193 metri. Wow, è altissimo. Per un totale di 60 piani. E l'architetto, Mr. Siegel. Ok Alberto, vogliamo entrare adesso? Non vedo l'ora. Dai, entriamo. Siamo all'ultimo piano e adesso andiamo a incontrare l'ingegner Pompili che ci racconterà la storia del 400 Fifth Avenue. Eccoci qua, buongiorno Guido. Salve, eccoci qui. Ecco Alberto, ti presento Guido Pompili, amministratore delegato di Vivaldi Real Estate. Molto lieto. Dottore, la porta in salotto. Prego. Mi segua. Avrà modo di vedere un bellissimo appartamento. Sono venuto apposta a trovarla perché è il nostro primo cliente che fa questa esperienza e anche perché volevo parlarle un momentino di questo palazzo. Questo palazzo ha una storia molto bella per noi italiani. E ha cambiato lo skyline della città ed è stato il lavoro di un team di italiani, due visionari. Uno modestamente sono stato io che ho trovato il terreno, l'altro è stato Bizzi che ha fatto molto di più e su questo terreno ha fatto crescere un palazzo di 60 piani di bellissima qualità. E tra l'altro c'è ancora una penthouse da vendere e penso che sia molto interessante. Comunque io la lascio in ottime mani e spero di vederla presto. Ciao Francesco, auguri. Auguri, presto, grazie Guido. Arrivederci ingegnere, piacere mio. Ok Alberto, adesso abbiamo salutato Guido, adesso ti faccio vedere un po' l'appartamento. Qui siamo in salotto, andiamo verso la cucina, entriamo in cucina da cui poi si accede a un secondo living room che può essere usato come sala da pranzo. Anche da qui abbiamo una bellissima vista, esposizione est e nord. Da qui andiamo a vedere le due camere da letto che sono da questa parte, entrambe con il bagno e entrambe che affacciano a est. Quanti bagni ci sono in questo appartamento? I bagni in totale sono 3,5. Qui rientriamo nel salotto principale, andiamo verso ovest, abbiamo il camino, sì, andiamo sì. A vedere la master bedroom che affaccia a ovest. Bella anche questa stanza, molto bella. Ha un bellissimo bagno, come vedi, che lo puoi chiudere tramite queste sliding doors oppure tenere aperte così e ritorniamo in salotto. Quindi Alberto, prima di farti vedere la vista di questo appartamento ti do un po' di numeri. Allora, siamo al 60° piano, abbiamo circa 330 metri quadri, 3 camere e 3 bagni. Il prezzo sono 13 milioni e 500 mila dollari di asking. I monthly cost sono circa 7.000 dollari e probabilmente puoi affittarlo intorno ai 40.000. Quindi dal punto di vista dell'investimento puoi avere sicuramente almeno un 3% di ritorno netto sulla cifra che investi. E poi ti volevo far vedere la vista finalmente. Qui affacciamo a nord. Splendido, semplicemente splendido. Guardando a ovest vediamo il MetLife, il Bank of America, poi vediamo la General Electric, Rockefeller Center e andando invece più a destra il MetLife di Grand Central, il 425 Fifth Avenue e il Chrysler Building.
La vista è spettacolare. Fantastico, eh? Mi piacerebbe molto avere una foto. Certo Alberto, adesso ti faccio una foto con i glass. Ti piace quest'angolo? MetLife e Bank of America? Sì, puoi fare una foto e mandarla immediatamente. Allora, ok glass, take a picture. Share with Alberto Baudo. Ok. Alberto, hai ricevuto la foto? Sì, è arrivata, ottimo. Bene. Allora, se non hai altre domande, ti ringrazio. Grazie Francesco e ci risentiamo presto. Saluto te e tutti gli utenti del Sole 24 Ore. Arrivederci.